parte col destro. Che gol! Finale di primo tempo per questa quarta giornata, Ladies Cup tra Young The Giant contro 500 Miles. Siamo qui con la giocatrice Young The Giant, cognome? Vataturo. Primo tempo che vede sul risultato di 2-0 per la squadra avversaria. Non state giocando male, due distrazioni hanno portato al vantaggio della 500 Miles. Cosa mi dici? Vabbè, più che altro la cosa che succede sempre, non è la prima volta che sbagliamo in questo modo. E non siamo ancora tanto compatte tra di noi. Infatti si risente che non siamo nemmeno allenate la settimana scorsa insieme. Queste cose non vi permettono di giocare al massimo, diciamo. Eh sì, va, incidono. Benissimo. Bocca allo per secondo te. Le ha parlare con le giocatrici, 500 Miles, portiere. Intervista, vieni. Vieni. Primo tempo che ti vede anche protagonista, buone parate da parte tua, la difesa si sta comportando abbastanza bene, in attacco diciamo che funziona, questa sera va tutto bene, cosa mi dici? Sì, effettivamente per la prima volta dall'inizio del campionato la squadra gira nel modo più giusto, palla a terra, senza queste palle troppo alte, quindi riusciamo a cercare il gioco sulle fasce, sembra che adesso vada bene. Avete sprecato anche qualche occasione, forse di troppo, il vantaggio poteva essere ancora più ampio. Sì, purtroppo siamo ancora poco cinici sotto porta. Speriamo di migliorare questo nelle prossime partite. Va benissimo. Grazie. Bocca al lupo per il secondo tempo, poi possiamo iniziare la seconda parte del gioco. Un saluto, da buona. Ciao ragazzi, buonasera, eccoci qui con la migliore in campo, Vincenza Castaldo, della partita 500 Miles contro Young The Giant, vinta 4-1 per le 500. Vincenza, migliore in campo, consegniamo la medaglia e il buono sconto del nostro ottico di fiducia e un aperitivo gratis 2x1 al nostro bar sponsor collaboratore Coiba Caffè a Via Merliani. Vincenza, per te questi omaggi perché te le sei meritati, migliore in campo, una grande partita per te e per la tua squadra. C'è stato qualche momento in cui avete, diciamo, dato troppo spazio all'avversario o avete dominato tutte l'intera 50 minuti? No, non abbiamo dominato sempre. La squadra avversaria credo sia una delle migliori. Sul 2-0, quando loro hanno fatto il 2-1, un pochino hanno iniziato a tremare le gambe, credo non solo a me, a tutte. Poi fortunatamente insomma siamo riusciti. Hanno un mister preparatissimo pure, non so se Daniela, l'avete notato. Come no, sì, la conosco da tanto, bravissima persona anche in gamba. E effettivamente ci vuole il mister che il coordinatore, diciamo. Sì, sì, sì. A noi abbiamo Roberto che pure ogni tanto ci fa sentire. Ah, si fa sentire, sì, Ciccarelli. Sì. Roberto, sì, non so più. Sì, sì, sì. E Vincenza, ci dispiace che andavano molto di fretta le avversarie, però sicuramente sarebbero rimaste con noi volentieri. La prima rete per te. Sì, non è la prima del torneo, non è la prima, però questa la considero veramente importante perché la partita la sentivamo, le temevamo. Hai sbloccato. Quindi il fatto di aver sbloccato mi ha fatto anche più piacere. Ah, perfetto, dire. Quindi comunque è una rete che ricorderai particolarmente, sì, con piacere. E questi 500 mi ha detto che avete incontrato oggi una delle squadre più forti. Hai già intravisto qualche vostra concorrente che temete magari un po' di più delle altre? Allora, ci abbiamo giocato le Almas Locas. Sì, Almas Locas. Sì, sono quelle che ci hanno impressionato di più. Poi, per sentito dire, ci sono altre due squadre pure notevoli, però noi ce la giochiamo. E non vediamo rispetto paura per tutte, paura, certo, di nessuno, come sempre si dice. Sì, sì. Se posso approfittare. Infatti stavo chiedendo proprio la dedica. No, ah, okay. Volevo solo farvi complimenti. Questo è il mio primo torneo. Ah, il tuo primo torneo. Sì, è il mio primo torneo, quindi. Però avrai giocato in passato, perché sì, comunque sì, c'è amiche, il tocco di palla, anche i movimenti non mancano. Però è la prima volta del Ladies Cup. Perfetto, Vincenzo, allora dedichiamo questa medaglia importante in una partita difficile a qualcuno. No, tutta la squadra sicuramente. Ah, tutta la squadra. Mi diverte giocare con loro, sono delle bravissime persone, quindi se la meritano tutta. È piacevole in tutto e per tutto. Sì, 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 sì. Complimenti Vincenza, in bocca al lupo alle 500 per Miles. Alla prossima. Sì, grazie. Ok, ciao.